diciamo, tre numeri principali, che sono 32 imprese socie, 12 miliardi di fattura, 12 miliardi e 500 di fatturato, 3.052 punti vendita, ma che oggi sono 3.052, domani sono un altro numero per quanto di poche unità, e una miriade, fatemi dire, perché sono oltre 40 insegne. Tutto il territorio nazionale, più o meno, abbiamo delle zone in cui non ci siamo, ci sono zone dove siamo molto presenti e gli imprenditori sono, passatemi il termine, concorrenti Sono più tra di sovrapposti. loro, perché sono veramente porta a porta. Quello che dicevi prima, perfetto, cioè libertà assoluta, da noi non ci sono, tra virgolette, obblighi. L'insegna del singolo imprenditore Valorizzata. è quello su cui punta l'imprenditore, ovviamente, e noi in seconda battuta. Tutto quello che viene offerto, al di là dei rapporti commerciali, lato marketing, lato proposta di servizi, è nel rispetto e nella centralità del territorio e dell'insegna. Aiutaci a capire come le buone idee che nascono dal basso possono diventare, diciamo, vantaggio per migrazione anche di altri, elaborate, acquisite, elaborate, condivise. Allora, sicuramente abbiamo l'essere variegati è una forza, l'importante è cercare di prenderla e farne, tra virgolette, patrimonio comune. Noi abbiamo periodicamente nel marketing, nel commerciale, delle attività, delle riunioni di gruppo, io ne ho tra l'altro una Domani, quindi. domani con tutti i responsabili marketing di tutte le imprese, e mettiamo a fattor comune quelle che sono le esperienze quotidiane. Esperienze quotidiane molto, molto pratiche, Per non esempio, faccio un grandi esempio. sistemi. L'Academy stessa è stata una delle idee che è venuta, diciamo, dal territorio. Adesso stiamo lavorando in ambito digital con alcuni partner per trovare delle soluzioni, non soluzioni comuni, scusate, dei punti comuni che poi ognuno comunque implementa In autonomia. nel proprio ambito, nella propria azienda e in autonomia. Noi talvolta arriviamo fino alla fase di implementazione, talvolta invece ci fermiamo alla fase, diciamo, di contratti, anche in questo caso, anche se pur di servizio, comuni. Di idee che sono, diciamo, nate nella realtà proprio non da un socio, ma da un gruppo di lavoro, parlo poi più nell'ambito marketing, e che siamo riusciti, se volete, ad implementare su tutti i soci, che non è Mica male. cosa banale, è stata nel tempo, mi permetto anche di dire, è stata una delle attività di marketing che facciamo che è legata al mondo della scuola, nulla di nuovo, cioè le attività con l'action punti dei donna alle scuole, le scuole prendono attività. Proprio l'altro giorno facevo una carrellata, siamo partiti da 600 punti vendita, oggi aderiscono 1.900 punti vendita, questo nell'arco di 7 anni. Noi lavoriamo molto in questo modo. Io sono una sostenitrice nella velocità dei piccoli passi, nel senso che si incomincia e poi pian piano si cresce. E questo è stato qualcosa che, se volete, va al di là della singola insegna, ed è qualcosa su cui ci eravamo molto battuti, perché un grosso argomento da noi è: sì, ma lui è il mio vicino ed è mio concorrente, pur essendo seduto a un tavolo accanto a me. Abbiamo trovato degli elementi, in questo caso l'essere nella società, nel territorio, nella comunità locale, che vanno a prescindere dall'insegna. E l'iniziativa si chiama nello stesso modo a quel punto? No, No? nel senso che, perché così non mi annoio, Giusto. ma ne abbiamo una sulla scuola che ne prevede due Sì? e una sullo sport che ne prevede quattro. La meccanica è la Geografie, stessa, sono denominazioni ma per geografie? no, No. sono per evitare le sovrapposizioni a livello locale. Noi abbiamo soci che hanno robotizzato tutta la logistica, che hanno tutti i magazzini assolutamente automatici e quindi tutti completamente privi, tra virgolette, di quella che è una gestione tradizionale. Abbiamo soci che hanno puntato, stanno puntando, poi dopo vi dico soci, poi all'interno dei soci ci sono i soci, la proprietà, gli affiliati, quindi non è sempre così, ma molti stanno passando a tutto quello che è la comunicazione digitale on-site, e quindi a evoluzioni proprio evitiamo di stampare, passiamo al formato digitale. Arriviamo ho citato prima Tosano, che non ha il volantino da un punto di vista concetto tradizionale cartaceo,
ha solo tutto quello che è digital, a chi invece continua a produrre volantini, perché in quel territorio quella è la scelta. Tutti in questo caso con una transizione verso avviata, l'ambito, sì, in ambito digitale. Ho apprezzato sicuramente la condivisione, prendersi anche un momento di riflessione, condividere, direi in maniera veramente genuina e aperta, le proprie esperienze, e il trovarsi nella stessa barca, cioè il capire che comunque alcuni problemi, alcune peculiarità, sono condivise.